Noi da diverso tempo, durante la stagione estiva, su disposizione del questore di Sassari, stiamo attuando un servizio di prevenzione antirapina. Quindi, durante proprio questo servizio di prevenzione, in una fascia oraria che è particolarmente a rischio, che è quella della riapertura delle banche, quindi una fascia oraria nella quale lavoriamo con molta attenzione, la lavorante li avvicina e quindi li blocca immediatamente. Li trova entrambi con i guanti in lattice calzati. E quindi li perquisiscono immediatamente e trovano quello che vedete qui sul tavolo. E sono stati quindi identificati, uno è risultato essere un maggiorenne ed un altro un minorenne, tutti e due algheresi, uno 20 anni e l'altro 16. Le procure interessate sono state due, quindi la procura per i minorenni e quindi con il procuratore, la dottoressa appunto Elena Pizzorno. E la procura ordinaria invece con il sostituto dottor Paolo Piras. Quindi entrambi i magistrati hanno richiesto una misura cautelare restrittiva per entrambi i soggetti coinvolti e questa mattina la squadra volante l'ha eseguita, quindi il minorenne è stato appunto condotto presso una struttura che nasce appunto per questo scopo, per accogliere i minorenni nell'isola. Mentre il maggiorenne è stato portato a Sassari nella casa circondariale.